credo che le Dolomiti, senza i prati alpini che le caratterizzano, non avrebbero quella bellezza paesaggistica che le rende straordinarie e uniche. Sicuramente il ruolo dei parchi è fondamentale ed è un ruolo che sicuramente ha contribuito fortemente a far riconoscere le Dolomiti come patrimonio dell'umanità. Tra il 1999 e il 2002 sono stati rilasciati nel territorio del nostro parco 10 orsi che sono stati capostipiti di una popolazione che nel giro di pochi anni è aumentata numericamente in modo consistente, notevole. Siamo all'interno della riserva naturale della Forra del Cellina, a mio avviso una delle forre più belle che abbiamo in Italia, come puoi vedere dal colore delle acque, dalla forma delle rocce che la contornano. Cosa sono queste regole? È in sostanza uno stile di vita che i primi abitanti della nostra valle si sono dati per poter sopravvivere in questo tipo di ambiente alpino. La tradizione delle regole è che una forma di autogoverno che è nata dal basso, che è la democrazia diretta, in cui le scelte non sono altri enti che impongono delle scelte, ma sono proprio i regolani che decidono cosa fare e come diciamo, gestire il proprio patrimonio. La quota in cui ci troviamo noi, circa 1700 metri, una pianta può raggiungere tranquillamente diabete rosso i 250 anni, 200-250 anni. Una coltivazione biologica per me è molto importante, non soltanto per noi, soltanto anche come messaggio alla gente. E così mi piace rimanere nella natura qui, in questo posto dove sono nato,